Salve a tutti. Nonostante il mondo sia così sviluppato, ci sono ancora regioni in cui non ci sono cure mediche né acqua pulita, dove si soffre la fame. Molto spesso tali problemi riguardano l'Africa, ma ciò non vale per l'Egitto. In questo video vi spiegheremo perché l'Egitto è stato ed è la culla della civiltà, nonché quali industrie si sono sviluppate nel paese. La Repubblica Araba d'Egitto si trova in Nord Africa e nel Medio Oriente. Il territorio è bagnato dalle acque del Mediterraneo e del Mar Rosso, collegate dal canale di Suez. Inoltre, uno dei più grandi fiumi del mondo, il Nilo, scorre attraverso il territorio dell'Egitto. Il 96% di questo territorio è occupato da deserti e il restante 4% ricade nella valle del Nilo. È stato il fiume ad aiutare lo sviluppo della civiltà ed è indubbiamente fonte di vita. Il paese si trova in zone climatiche tropicali e subtropicali. L'estate qui è molto calda e la temperatura raggiunge i 50 gradi di giorno. Di notte, invece, è molto più bassa. Nei deserti si verificano anche gelate fino a meno 5 gradi. Ci sono poche precipitazioni. Solo nel nord la loro quantità raggiunge i 200 mm all'anno. L'Egitto ha un'infrastruttura turistica sviluppata. Qui inoltre si coltiva il cotone, che rappresenta il 3% della produzione mondiale. Tra le industrie di trasformazione, infatti, qui è sviluppata l'industria tessile. È qui che si concentra la produzione di filati di cotone. Una parte dell'economia è ricoperta dall'industria dell'abbigliamento e alimentare. Anche l'agricoltura è sviluppata. Gli egiziani coltivano riso, mais, legumi, ortaggi e frutta. Dal Nilo, inoltre, viene catturato un numero enorme di pesci. Polipinne, carpe dentate, pesce tigre, pesce gatto e carpe africane. Le risorse idriche del fiume vengono utilizzate per l'irrigazione e la fertilizzazione dei campi. Con lo sviluppo della tecnologia viene utilizzata anche l'energia idroelettrica. Il fiume Nilo è utilizzato per la navigazione. La lunghezza delle parti navigabili è di circa 3.000 km, ma il trasporto fluviale non utilizza solo il Nilo, ma anche lo Yusuf, l'Ibrahimia e altri canali, per non parlare dei laghi. Il corso inferiore del Nilo periodicamente esonda, allagando la valle. Dopo che gli affluenti scendono dagli altipiani, ricoprono la terra con uno strato di limo, che funge da ottimo fertilizzante. Ma nel 1970 il governo ha costruito la diga di Assuan e la centrale idroelettrica. Queste strutture hanno permesso di controllare l'inondazione del Nilo, pertanto la quantità di fertilizzante naturale sotto forma di limo è diminuita. Le persone devono utilizzare anche fertilizzanti chimici, che oltre a nutrire le piante, col tempo purtroppo impoveriscono la terra. Bisognava trovare un rimedio che non portasse alla fame e al tempo stesso bisognava ridurre le importazioni. Le autorità egiziane, perciò, decisero di puntare sul settore della pesca. Il primo allevamento ittico moderno è apparso in Egitto nel 1930. Dopo un po' furono costruite molte altre imprese e nel 78 il governo approvò un piano per lo sviluppo di questo settore. Secondo questo piano, entro l'85, era necessario costruire 14 allevamenti ittici. Si prevedeva di allevare circa 45.000 tonnellate di pesce all'anno. Il piano è stato completato con successo. La quantità di pescato ha ridotto il costo di questo prodotto sul mercato interno, rendendolo accessibile a tutte le fasce della popolazione. In seguito, questo settore ha continuato a svilupparsi e nel 2012 l'allevamento ittico ha superato 1 milione di tonnellate di prodotto e il numero di allevamenti è aumentato fino a 500 unità. La maggior parte di questi allevamenti è di proprietà private. Di norma, le imprese ittiche si trovano nel delta del fiume. Tutti questi allevamenti richiedono personale appositamente formato e tutto questo quindi ha creato molti posti di lavoro, contribuendo inoltre allo sviluppo di enti didattici appositi. Il clima è un problema per un settore del genere. Nella stagione calda la temperatura dell'acqua è un'ottima condizione per la vita dei pesci, ma in inverno la temperatura scende e questo influisce negativamente. In effetti, in natura i pesci possono andare in profondità, ma i bacini artificiali non sono granché profondi e questo purtroppo porta alla morte una grande quantità di pesci. Per evitare che ciò accada, le imprese stanno costruendo delle strutture simili a serre. Un altro problema è la mancanza di spazio per ampliare le fattorie. A Behir sono stati scoperti giacimenti di gas e questo porta alla previsione di chiudere del tutto le imprese ittiche.
Nel 2017 la National Fisheries and Aquaculture Company of Egypt, insieme alla società cinese Evergreen, ha iniziato a costruire il mega allevamento di Berket Galleon. La prima parte di questo progetto su larga scala è iniziata nel 2021, per un costo di 1 miliardo e 700 milioni di lire egiziane. Questo allevamento si trova a est della città di Port Said, sul lago Fayrouz. Prima dell'apertura della fattoria, questa città era un luogo piuttosto deprimente. La gente l'aveva lasciata in cerca di lavoro e migliori condizioni di vita, ma oggi l'azienda dà lavoro a decine di migliaia di persone. La disponibilità di lavoro è diventata il fattore grazie al quale molti specialisti sono venuti qui da tutte le regioni dell'Egitto a popolare la città. L'allevamento ittico è di per sé un complesso piuttosto complicato. È costituito da incubatrici di ultima generazione, diversi vivai e stagni per pesci. Alcuni di questi stagni raggiungono i 1600 ettari. L'allevamento ittico comprende 83 stagni d'acqua dolce, 453 di acqua salata e 155 per i pesci più piccoli. Sono suddivisi in zone funzionali. Durante la costruzione di questi stagni sono state utilizzate le tecnologie più all'avanguardia. Esistono vari metodi per crearli, ma l'opzione con il betonaggio ha la durata più lunga. Va ricordato che il cemento occupa un determinato spazio e la capacità dello stagno stesso potrebbe ridursi. Nella produzione delle miscele di calcestruzzo vengono presi 3 volte più riempitivi. La miscela dovrà risultare abbastanza densa. Dopo che il primo strato di calcestruzzo è stato colato, viene lasciato indurire del tutto. Quindi i passaggi vengono ripetuti finché lo strato di cemento non raggiunge i 10 cm. Se il terreno è morbido, il sottile strato di pietrisco viene ulteriormente coperto con un cuscino di sabbia, spesso almeno 1 cm. In seguito si può compattare il terreno. Per il rivestimento del fondale vengono usati materiali geosintetici di alta qualità. L'allevamento ittico dispone di un proprio impianto di confezionamento e produce anche il proprio mangime. In questo allevamento vengono coltivati quasi tutti i tipi di gamberetti, branzini, triglie e tilapia. Il pesce deve essere conservato da qualche parte, per questo nel complesso ci sono i migliori impianti di refrigerazione. La prima parte del megaprogetto ha consentito di raccogliere 6.000 tonnellate di gamberetti e 14.000 di pesce in un anno. Grazie a questo mega allevamento, l'Egitto è il più grande esportatore di pesce e frutti di mare per l'Europa e il Medio Oriente. L'allevamento ittico è diventato la prima grande impresa in Africa, superando lo Zimbabwe. Prima di questi mega allevamenti, gli egiziani dovevano pescare in alto mare, spesso violando i confini di altri paesi. La pesca incontrollata ha portato all'esaurimento della fauna. La presenza di tali allevamenti aiuta a risolvere tutti questi problemi. Questo progetto è importante anche perché mira allo sviluppo dell'area del canale di Suez e della penisola del Sinai. Che ne pensi di questi allevamenti? Diccelo nei commenti. Se questo video ti è piaciuto, lascia un mi piace, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale.